Ciao ragazzi, stasera, miei cari inseguitori, vi presenterò un profumo di ispirazione. Questo qui è uno dei tanti profumi fatti da One Parfums, una delle ditte che più amo di riproduzione di profumi famosi. Diciamo orgogliosamente fatti in Piemonte, a Novara, vicino a Novara, ecco. Questo che oggi è un'imitazione, diciamo, di ispirazione di un profumo di Etat Libre d'Orange, una casa di nicchia di profumi che fa molti profumi abbastanza diciamo controversi, abbastanza innovativi. E questo qui io mi è piaciuto un po' personalizzare lo scatolino, si chiama Gesuino Unom. E che posso dire, questo qui è un profumo tra l'altro fatto nel 2015, 2014, che in effetti rimanda ai profumi di vecchio stampo, alla Eau Sauvage, alla Aramis. Profumi anche come Capucci Purom, però in effetti ricorda anche qualcosa di nuovo come Ancre Noir di Lalique. Un profumo che ha tante sfaccettature agrumate, ma anche liquorose, ma anche legnose, verdi, un profumo anche sentori di pelle e di castoro, secondo me. Un profumo veramente ben fatto, un profumo che però longeva come fragranza, non è eccessivamente espansiva, ma veramente veramente ben fatto. Io ho sentito l'originale, questa è fantastico, ragazzi. Non cambia una virgola, ecco, un accento di questa fragranza con l'originale. Posso dire che chi lo sente rimane estasiato. Anche se, come ho detto, bisogna essere anche amanti delle vecchie glorie, però non diventa stucchevole. Diciamo, chi ama le vecchie glorie, però vuole qualcosa di più innovativo, rimane veramente assuefatto da questo profumo, da questa fragranza. Questo che io ho un 50 ml, lo comprai qualche mese fa. Io spesso prendo da One Parfum perché sono fantastici, sono bravissimi. Il packaging è sempre quello, però le fragranze sono fatte benissimo e sono anche abbastanza performanti, quindi che dire, ragazzi, io continuo a consigliare questa ditta allo sfinimento. E niente, profumo fantastico anche per chi anche per ragazzi di oggi sui 30 va benissimo, perché questo profumo, come ho detto, ha degli accenti anche più nuovi. E quando la parte un po' agrumata va a svanire, vi dico che questo è un profumo possente e veramente mascolino, altamente mascolino, ragazzi. Vi fa sentire come Alessandro Magno, o come Napoleone Bonaparte, o come sì, come Cesare, insomma. Diciamo come un imperatore, ecco, mi fa sentire altro che Aventus, che dovrebbe essere ispirato ai condottieri, ma questo per me è ancora, questo è un vero condottiero, il condottiero che si sporca anche le mani, non è solo pulito e torna dalla battaglia pulito, ma torna dalla battaglia sporco e pulito e sporco, insomma, porta tutte e due le cose insieme, ecco, è un po' più veritiero, ecco. Questa è la fragranza. Va bene, questo è tutto. Allora, ancora vi consiglio One Parfums e alla prossima, ciao.